Ciao a tutti, sono ancora Luca, capitano dell'Italia per quanto riguarda Star Trek e 90min. Oggi sono qui per parlarvi ancora una volta della nazionale italiana, ma questa volta con uno stato d'animo estremamente diverso da quanto ho sempre fatto in passato, perché nessuno si aspettava un'Italia così bella e così concreta. Dopo la vittoria 2-0 contro il Belgio, invece ci ritroviamo tutti a idolatrare Conte e i suoi ragazzi, perché una nazionale così aggressiva, così vogliosa di fare risultato e che addirittura batte con due gol di scarto la prima nazionale nel ranking UEFA, beh, non se l'aspettava davvero nessuno. E ora ci ritroviamo qui, primi nel girone dopo una partita, anche complice il pareggio delle altre due che giocano nello stesso nostro girone, e l'Italia andrà a affrontare proprio la Svezia questo venerdì e ci ritroviamo nella situazione di decidere noi il nostro futuro, perché siamo davvero candidati numero uno adesso a passare come primi assoluti all'interno del girone. Dipende tutto da noi. Considerato anche che passa alle migliori 4 terze nel torneo, direi che ora è veramente quasi impensabile un'Italia che esce addirittura dal girone e che non riesce ad andare avanti all'interno di questa competizione. Devo dire che io l'ho sempre detto, io ci credo, ma è una questione di appartenenza, una questione di tifo. E invece dopo la partita che abbiamo visto l'altra sera, e tutti gli italiani l'hanno vista, beh, posso solamente dire che magari il prossimo questo europeo potrebbe finire proprio come lo scorso, e quindi magari arrivare in finale e magari non prendere 4 gol come è successo 4 anni fa con la Spagna. Dai ragazzi, io ci credo, forza azzurri!